Campagna vaccinale, il generale Figliuolo promuove il Molise, target di 2.500 vaccini al giorno con potenzialità di arrivare a 3.000. Qui lavoro di qualità, ha detto. Poi da Campobasso annuncia che da lunedì al via le prenotazioni agli over 50. Coronavirus, muore 75enne di Boiano, era ricoverato in terapia intensiva, ospedalizzati solo al Cardarelli, 30 nuovi casi, tasso di positività al 4,7%, 10 contagi ad Agnone. Tanti anziani da troppo tempo non vedono i familiari, entro fine mese le RSA riapriranno le porte ai parenti che vorranno fare visita ai loro cari, le testimonianze dalla Gargani di Isernia. Due campi sportivi, una pista da skate, bike sharing, 15.000 metri d'estensione con 150 alberi messi a dimora. Il parco della stazione è una bomboniera nel cuore di Isernia. Voglio la verità, così Giada Vitale non smette di lottare nonostante la condanna per Don Marino, il sacerdote accusato di abusi sessuali. Il caso finisce in Parlamento, l'approfondimento domani sera a Conto alla Rovescia. Calcio Serie D, Vasto Girardi, Agnone KO in trasferta, giallo-blu in crisi, Granata ultimi. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione, ultima edizione del telegiornale di Teleregione. In apertura ci occupiamo della visita del generale Figliuolo questo pomeriggio a Campobasso. Figliuolo ha promosso il Molise, inoculati 2.500 vaccini al giorno con potenzialità di arrivare a 3.000. E dal Molise, da Campobasso, annuncia da lunedì al via le prenotazioni per gli over 80. Sentite. Per tornare al Molise, devo dire, sono molto soddisfatto, soprattutto per le vaccinazioni, non solo per aver raggiunto e mantenuto il target che è di circa 2.500 vaccinazioni al giorno con potenzialità di oltre 3.000, ma soprattutto per fare un lavoro di qualità. Siamo in media sugli over 80, grande attenzione ai fragili, e in questo devo dire, e me lo ha confermato il Presidente, grande sforzo è stato fatto dalla difesa, che qui ha 3 team mobili, oltre a 5 valenti ufficiali medici che operano direttamente presso il nosocomio di Campobasso, con uno sforzo interforze. Molise dunque promosso a pieni voti, potenzialità da 3.000 dosi al giorno, dice il generale Figliuolo dopo aver visitato il centro vaccinale di Selvapiana. Poco più di 2 ore a Campobasso per il commissario straordinario all'emergenza, in compagnia del capo della protezione civile Curcio, a Palazzo Vitale briefing sulla gestione pandemica, sulla campagna vaccinale, con la volontà di imprimere un'ulteriore accelerazione alla presenza del commissario ad acta De Grassi, del DG Asrem Florenzano, dei prefetti Cappetta e Faramondi e del sindaco Gravina. Figliuolo ha spiegato che a maggio arriveranno 17 milioni di dosi, un mese di transizione, ha detto, poi a giugno il definitivo salto di qualità con l'apertura delle vaccinazioni a tutte le classi e nelle aziende. Da Campobasso dà la notizia che da lunedì si potranno prenotare gli over 50. Altra novità, da lunedì prossimo si apriranno le prenotazioni fino alla classe 1971, quindi ai cinquantenni, in modo tale che prossimamente, quindi intercettando l'afflusso di vaccini e continuando con un focus sempre sulle classi, sui fragili e vulnerabili, si potrà man mano scendere e vaccinare sempre più persone. Grazie. Infine invita anche i vaccinati a tenere un comportamento adeguato, non si esprime sul coprifuoco alle 23, saranno le evidenze scientifiche a orientare la scelta, aggiunge, e spinge su AstraZeneca. Il vaccino AstraZeneca ha avuto una vicenda un po' travagliata, come tutti sapete, però va detto che oggi bisogna vaccinarsi con tutte le raccomandazioni, con tutto quello che dice la scienza, però bisogna farlo, è importante per poter uscire dalla pandemia. E nel giorno della visita di Figliuolo, il Molise centra il suo
record in riferimento alle inoculazioni delle dosi di vaccino, 2.888 le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore, 132.728 il totale. Intanto ci sono i numeri del coronavirus con l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale. Muore un 75enne di Boiano, positività al 4,7%, 10 casi ad Agnone dove c'è un nuovo cluster. Sentite. 480 le vittime del coronavirus in Molise, l'ultima nelle scorse ore al Cardarelli di Campobasso. Il 75enne di Boiano era ricoverato in terapia intensiva in malattie infettive, 3 nuovi ricoveri e 4 dimissioni. Gli ospedalizzati in Contrada Tappino sono 33, di cui 5 in rianimazione. San Timoteo di Termoli, Gemelli, Molise e Neuromed, Covid free. Tornano a salire i contagi, sono 30 quelli riportati nell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale, 10 ad Agnone, dove evidentemente c'è un nuovo cluster, 8 a Campobasso, tasso di positività che sale al 4,7%, 31 i guariti, i casi attualmente positivi sono 527, mentre sono 2.897 i soggetti in isolamento. Tanti anziani da troppo tempo non vedono i loro familiari. Presto, probabilmente entro la fine del mese di maggio, le RSA riapriranno le porte ai parenti che vorranno fare visita ai loro cari. Noi siamo stati alla Gargani di Isernia. Sentite. Il countdown è partito, presto le RSA riapriranno le porte ai parenti che desiderano visitare i loro cari. Il governo sta lavorando ad un emendamento che verrà inserito nel decreto aperture. Si stabiliranno le regole, ci sarà una risposta chiara e univoca, condizioni identiche, omogenee, uniformi per tutto il territorio nazionale. Anche le regioni sono al lavoro. Nelle linee guida proposte al governo si prevede l'ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di certificazione verde Covid-19 oppure l'attestazione della vaccinazione avvenuta, della guarigione dalla malattia o di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Ora è arrivato proprio il momento di riaprire le case di riposo. Il periodo è stato un periodo molto lungo dove i nostri ospiti non hanno potuto godere dell'affetto e degli abbracci dei propri cari. Paradossalmente adesso le strutture, le case di riposo sono il luogo più sicuro perché tutti gli ospiti sono stati vaccinati, tutti gli ospiti che entrano sono vaccinati, tutti gli operatori sono stati vaccinati. Quindi secondo me poter permettere alle persone anziane, alle persone con problematiche, poter finalmente rivedere con serenità i propri familiari, questo è il momento giusto. Una esigenza che ha bisogno di una risposta celere perché in ballo ci sono aspetti morali, sociali, legati agli affetti, alle emozioni. Gli anziani hanno bisogno di vedere chi li ama in attesa di un abbraccio che manca da quasi un anno e mezzo. In tanti hanno già avuto la possibilità di rivedere i propri cari, seppur a distanza. Queste le toccanti testimonianze che arrivano dalla Gargani di Isernia. È stato emozionante, perché quando mi hanno lasciata qui, accompagnata qui, mi sembrava di aver perso i figli, la famiglia, la casa, la cultura, tutto. Però ho trovato tanto affetto, queste ragazze mi riempiono di baci, un po' perché sono pazzerella e un po' perché vedo che assistono con amore questi vecchietti. E a volte mentre dormono chiamano il nome di questi ragazzi che li assistono. L'istinto di spalancare il portone e di abbracciarli tutti, ma non è potuto essere. E quindi abbiamo parlato un po' e come io sono solita fare, ho fatto un po' di programmi per il futuro, come se dovessi vivere ancora. Comunque anche se dovrò vivere per poco, qua ci sto bene, i vecchi mi vogliono bene, i giovani mi riempiono di baci, ci scambiamo le caramelle, la cioccolata, come fossimo dei bambini. E poi siamo in mezzo a tanta luce, tanto verde,
Danno cibo buono e la pulizia soprattutto, cibo e pulizia sono in sovrabbondanza, diciamo. Non che ci avevo rinunciato, perché non si rinuncia mai a queste riconciliazioni, diciamo. Però è stato immenso il piacere, immenso la soddisfazione di ritrovarmi insieme ai miei figli, capito? Due campi sportivi, una pista da skate, bike sharing, 15.000 metri d'estensione con 150 alberi messi a dimora. Il parco della stazione è una bomboniera nel cuore di Isernia. Questa mattina l'inaugurazione è costata 4 milioni di euro tra acquisto dei terreni e lavori di realizzazione grazie a un finanziamento regionale della giunta Iorio all'allora sindaco Brasiello. Il sindaco d'Apollonio ha detto il parco sarà il giardino di tutti gli isernini. Nicola De Santis. È stato inaugurato questa mattina a Isernia il Parco della Stazione, un'area verde tra via Libero Testa e Corso Garibaldi destinata in special modo a famiglie e ragazzi. Oltre al pregio sotto il profilo ambientale, il Parco della Stazione ha al suo interno numerose attrattive, tra cui un campo da basket, uno da tennis, una pista per lo skate, numerosi edifici un tempo degradati ed oggi completamente recuperati. Sarà possibile noleggiare bici e monopattini elettrici, passeggiare col cane, dedicarsi alla lettura di un buon libro o più semplicemente osservare i treni elettrici in transito. Per il sindaco d'Apollonio si tratta di una giornata storica per la città di Isernia. Ma questo è un tassello importante perché intanto recuperiamo un'area che era degradata, abbandonata e degradata. Sappiamo che era un'area che la città ha riconquistato, ha recuperato, perché questa era un'area originariamente di proprietari, diciamo di cittadini di Isernia, proprietari dell'area. Poi, oltre un secolo fa, con l'arrivo della ferrovia, furono espropriate. Furono acquisite dalle ferrovie, adesso il comune le ha riacquisite, sono state bonificate, è stato creato un parco verde, uno spazio fruibile da parte di tutti i cittadini in maniera veramente con grande soddisfazione. Soddisfatto l'assessore al verde pubblico e ai parchi urbani Domenico Chiacchiari, che ha lavorato di gran lena per consegnare il parco della stazione nel più breve tempo possibile, nonostante le difficoltà del periodo. Ora dovranno essere i cittadini a dimostrare amore per la propria città, avendo cura di quei luoghi. È stato molto complicato il lavoro, abbiamo avuto anche qualche problemino, abbiamo risolto con il sindaco che poi direttamente è intervenuto su alcune cose e veramente oggi è una bellissima giornata. Inoltre la ferrovia, voglio ringraziare anche le ferrovie che ha realizzato il terzo binario che permetterà al treno storico di accedere direttamente sul parco realizzando una pensilina e un ingresso che permetterà proprio ai passeggeri di scendere direttamente su questo bellissimo parco della nostra città. Gesto istituzionale molto elegante da parte del sindaco di Isernia che ha invitato all'inaugurazione Gigi Brasiello, suo predecessore, come forma di ringraziamento nei confronti della vecchia amministrazione per aver acquistato da Ferrovie i terreni su cui poi sarebbe stato edificato il parco, grazie ad un finanziamento della giunta regionale, allora guidata da Michele Iorio. Effettivamente questo progetto del parco urbano è partito con la mia amministrazione. In realtà oggi vediamo il compimento di un'opera che serve esclusivamente alla città. Serve a diverse cose, io mi auguro che la fruizione di questo sito possa essere fatta con oculatezza, con rispetto delle regole e soprattutto cercando di non calpestare le libertà altrui. Penso che il lavoro sia un lavoro egregio. Ovviamente questo è il punto di partenza del Parco Urbano Verde, perché il progetto iniziale prevedeva anche altre cose molto interessanti e io mi auguro che si trovino i soldi per poterle realizzare. Allora la cronaca
momenti di paura questa mattina a Termoli. Una ciclista di 60 anni è stata investita da una microcar nei pressi della rotatoria in via Martiri della Resistenza. Alla guida della piccola auto un 94enne del posto. La donna è stata trasportata al pronto soccorso del San Timoteo dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Palata. Sempre a Termoli, ma ieri pomeriggio tra via Giappone e via Asia un'auto ha investito due ragazzi in bicicletta, uno di loro ha riportato lievi ferite. Lotta allo spaccio di stupefacenti. La polizia di Campobasso ha arrestato tre uomini in due diverse operazioni. La mobile, nel corso di una perquisizione domiciliare, ha rinvenuto a casa di un 39enne con precedenti occultati all'interno di un cestino per rifiuti 75 grammi di eroina e materiale per la pesatura ed il confezionamento. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Lanciano. Sempre la mobile ha controllato un'auto a Campochiaro. A bordo due 21enni di Campobasso sono stati trovati con 200 grammi di hashish ed hanno ammesso di averli acquistati fuori regione. A casa nascondevano altri 200 grammi di droga, nello specifico marijuana. Sono così scattate le manette, ora sono ai domiciliari. Facciamo un flash con la politica, perché Filoteo Di Sandro replica alle accuse di alcuni iscritti a Fratelli d'Italia e dopo le dimissioni da ogni carica del sindaco di Colletorto Damiano Mele contrattacca e spiega che Giorgia Meloni ha piena fiducia in lui. Non ho mai parlato col sindaco di Colletorto della situazione politica regionale e lui non ha mai chiesto di parlare con me, per cui tale posizione è sicuramente strumentale a creare subbuglio e contrasto all'interno del partito. In merito al suo ruolo, ribadisce la nomina, piaccia o non piaccia, del coordinatore regionale è fatta direttamente dal presidente del partito nazionale, l'onorevole Giorgia Meloni, la quale, come tutti dovrebbero sapere, rappresenta il partito stesso in regione. I coordinatori provinciali invece si occupano essenzialmente delle iniziative a livello provinciale. Poi mi preme sottolineare, ancora dice ancora Di Sandro, e chiarire che l'onorevole Meloni non è mai intervenuta sulle questioni regionali, avendo massima fiducia sull'operato del sottoscritto. Voglio la verità, cambiamo argomento. Così Giada Vitale non smette di lottare nonostante la condanna per Don Marino, il sacerdote accusato di abusi sessuali. La ragazza ha raccontato la sua storia durante un incontro che si è svolto a Roma nella sede della Camera dei Deputati, seguito per noi da Emanuele Bracone, mentre il servizio è stato realizzato dalla collega Valentina Ciarlante. Sentite. Una giustizia parziale, una verità ancora non svelata in tutte le sue sfaccettature più oscure. Questi contorni con cui è stata definita la storia di Giada Vitale durante un incontro che si è svolto a Roma, nella saletta delle conferenze stampa della Camera dei Deputati. Una sede importante per sviscerare una storia amara che ancora fa discutere, nonostante Don Marino Genova, l'ex parroco di Portocannone, sia in carcere, vista la condanna per abusi a suo carico. Del caso si sono interessate le deputate Stefania Ascari e Rosalba Testamento con un'interrogazione al ministro della giustizia. Hanno chiesto un'ispezione alla procura di Larino, ma non c'è stata la riapertura delle indagini. Oggi Giada, 27 anni, non si dà pace perché il sacerdote di cui si era fidata quando era poco più che una bambina è stato ritenuto responsabile, sì, ma solo di abusi fino a quando lei aveva 14 anni. Dopo, la ragazza, secondo i magistrati, avrebbe avuto una relazione col prelato e sarebbe stata consenziente. Oggi però non smette di lottare e chiede giustizia. Non mi fermo, non mollo e tutti insieme, anche con la presidente dell'associazione Telefono Rosa, penso che riusciremo a combattere appunto per fare giustizia, per raggiungere la verità, ecco, che è quello che desidero. La richiesta delle due deputate non ha sortito effetti, così come l'istanza penale dell'avvocato Francesco Stefani.
Succede che non ci arrendiamo, quindi proseguiranno le indagini difensive, proseguiranno i tentativi per riaprire questo caso fin tanto che ci sarà la possibilità, fin tanto che i reati non saranno prescritti e quindi non saranno dichiarati estinti per l'intervenuta prescrizione, quindi daremo battaglia. Bisogna sempre guardare avanti, Giada è una ragazza molto coraggiosa, molto forte, che si sta battendo in realtà soprattutto con un sistema culturale ancora oggi patriarcale, sessista e retrogrado, che fa diventare la vittima in realtà il carnefice. Durante il toccante appuntamento romano, la psicologa Luisa Daniello ha ripercorso la storia di Giada. Giada merita giustizia e anche questa può essere un'occasione per poter fare in modo che qualcosa cambi per Giada e cambi per tutte le vittime di violenza. L'avvocatessa civilista Melody Ciattini ha parlato del risarcimento in sede civile, mentre Giada ha registrato anche la vicinanza del telefono rosa presente con la numero 1 Maria Gabriella Carnieri Moscatelli. Per effettuare una vera e propria istruttoria, invece ad oggi a Giada è stata negata, soprattutto ovviamente per i fatti successivi ai 14 anni. Siamo a fianco di tutte le donne, ma soprattutto di donne che hanno necessità di essere supportate, di non essere lasciate sole. La violenza purtroppo vive, cresce soprattutto nell'isolamento della vittima. Il telefono rosa questo vuole evitare. Il caso Giada e più in generale la violenza e gli abusi sulle donne domani sera conto alla rovescia, come sempre alle 21 le anticipazioni del conduttore Pasquale Damiani. Sentite. Violenza sulle donne, violenza psicologica, femminicidi, tre facce della stessa medaglia. Tre fenomeni strettamente collegati tra loro che richiamano alla mente molti casi di cronaca. Molte sono le associazioni nate a tutela e a difesa delle donne che invitano a denunciare i propri aguzzini. Tante leggi, tante associazioni contro la violenza sulle donne, ma ancora purtroppo tanti omicidi. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nell'ultimo anno sono state uccise oltre 100 donne. Paradossi che meritano una risposta, se non definitiva, almeno tempestiva. Di questo ci occuperemo domani sera alle ore 21 nella prima parte di Conto alla Rovescia. Ospiti l'avvocato Giusi Di Lalla, l'avvocato Rita Formichelli, Bibiana Chierchia, consigliere comunale di Campobasso e Maria Grazia La Selva, responsabile centro antiviolenza Libera Luna e presidente della Commissione Parità e Pari Opportunità della Regione Molise. Si tratta di quattro donne impegnate in politica e nel sociale, con le quali faremo il punto della situazione sulla violenza sulle donne nella nostra regione. Nella seconda parte ci occuperemo della pandemia, dei ristori e naturalmente anche dei problemi che ci sono nei quattro centri più importanti della nostra regione. Saranno infatti ospiti il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio, il sindaco di Termoli Francesco Roberti e il sindaco di Venafro Alfredo Ricci. Appuntamento dunque a domani sera alle ore 21 su questa rete Teleregione canale 10 del vostro telecomando. Vi aspetto. L'assessore regionale all'agricoltura Nicola Cavaliere informa che sono state estese in tutta Italia le agevolazioni per i giovani agricoltori con mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto. Si chiama Più Impresa ed è un nuovo strumento che finanzia sull'intero territorio nazionale le operazioni di subentro e di sviluppo di aziende a conduzione giovanile. Ammessi investimenti fino a 1,5 milioni di euro per lo sviluppo e il consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo. Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento. La durata massima è stabilita in 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi. In Molise, commenta l'assessore, il ricambio generazionale nel settore, anche grazie al PSR, è stato avviato da tempo e siamo di fatto tra le regioni che fanno registrare i numeri e le percentuali migliori riguardo all'impegno dei giovani in agricoltura.
Allora parliamo di Balneazione, si parte il 15 maggio, operatori al lavoro, il sottosegretario Di Baggio dice ci sono premesse importanti per una stagione della rinascita, sentite. C'è già chi si è prenotato, la voglia di Tintarella è forte, ancora qualche giorno e si potrà tornare in spiaggia. I bagni stanno lavorando per farsi trovare pronti il 15 maggio, data di apertura della balneazione sulla costa molisana che riapre i battenti, si legge in una nota del sottosegretario Roberto Di Baggio, con le migliori premesse e si protrarrà fino al prossimo 30 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale che ha definito il calendario della stagione estiva e quello dei monitoraggi a cura dell'ARPA, cui toccherà vigilare sui valori delle acque così da consentire la balneazione in piena serenità e sicurezza. La stagione estiva che si appresta ad arrivare è molto delicata e va vissuta con la piena consapevolezza che la pandemia è stata ed è più dura di quanto potessimo immaginare, aggiunge Di Baggio. Ora però bisogna guardare avanti, costruire insieme un percorso di crescita. L'attenzione è tutta sulla stagione estiva 2021, le premesse ci sono tutte per far sì che sia la stagione della rinascita. Allora vi proponiamo un'intervista al presidente ANCI Molise Pompilio Sciulli, che dice i fondi del governo siano impegnati dai comuni per opere realmente utili. Sentite. Ormai i comuni sono 2 anni che ricevono in maniera strutturale fondi dallo Stato, su proposta dell'ANCI, fondi che ormai ricevono appunto in maniera strutturale, ma non solo sull'efficientamento energetico, si tratta di fondi che vengono erogati a 360 gradi, cioè dall'efficientamento energetico al consolidamento, alle strade, alle scuole e a tutto. Quindi si tratta ormai di finanziamenti che i comuni possono ricevere e quindi possono iniziare a programmare in maniera seria il futuro, non realizzando cattedrali nel deserto che in qualche modo rimangono fini a se stesse, ma pensando a già come gestire, una volta realizzata la struttura, va fatto in modo che l'iniziativa privata sia presente, sia in questi nuovi fondi che arrivano sul territorio dei comuni, in modo che possa in qualche modo collaborare, perché nel momento in cui nasce la struttura già deve avere una finalità, qualora si tratta di struttura nuova. E poi è importante che i sindaci collaborino tra di loro, soprattutto nei piccoli comuni, in modo che se magari un comune fa un tipo di intervento, il comune immediatamente limitrofo fa un altro intervento che è complementare a quello precedente, in modo che si rimette in moto una bellissima rete che dà futuro al nostro Molise. Si tratta di interventi che ormai vengono erogati su libera scala, a libero raggio, cioè si può andare dall'efficientamento energetico al consolidamento di massi rocciosi, si può andare al rifacimento addirittura anche di campi sportivi, si può andare al rifacimento di strade, di muri e quant'altro, e anche si può pensare a far nascere opere strutturali nuove. Ma come dicevo, bisogna un attimo programmare bene, anche perché i progetti vanno fatti a breve termine, entro il 15 settembre, e i comuni, a mio avviso, i sindaci devono sentirsi tra di loro. Allora, il 104esimo Giro d'Italia, la 7ª tappa è Notaresco Termoli, sospensione dell'attività didattica per il 14 maggio nella cittadina adriatica, lo ha deciso il sindaco Francesco Roberti con propria ordinanza, la sospensione delle attività scolastiche in presenza e quindi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dice il sindaco, compresi gli asili nido comunali. Roberti inoltre precisa che la chiusura riguarderà anche gli uffici amministrativi e pertanto il provvedimento coinvolge tutto il personale scolastico, sia docente che ATA. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per venerdì 7 maggio. Sulla regione persistono condizioni di generale stabilità atmosferica, cielo per lo più soleggiato per tutto l'arco della giornata, venti deboli, mare poco mosso, queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 11, massima 21, Isernia minima 10, massima 19, Termoli minima 15, massima 22, Benafro minima 11, massima 20 gradi. È tutto per questa edizione, linea alla regia, tra pochissimo la pagina sportiva.
Lo sport e il calcio di Serie D, parliamo del Vasto Girardi che è sceso in campo ieri a Castelfidardo per i gialloblu, un'altra sconfitta dopo quella di Aprilia, e allora vediamo il servizio. Al Galileo Mancini va in scena un vero e proprio scontro per una posizione playoff tra Castelfidardo e Vasto Girardi, entrambe appaiate a quota 35. Termina con un pirotecnico 3-2 con i padroni di casa che rischiano di non portarla in porto dopo essere andati in vantaggio di ben 3 reti. Dopo le prime fasi di studio, per vedere la prima azione degna di nota, dobbiamo aspettare il 13° con una punizione di Giampaolo con Zafestas che vola a deviare in angolo. Un minuto dopo è il Vasto Girardi a farsi pericoloso con Mercai che giosta sulla fascia destra e crossa, dove pesce in tuffo indirizza verso la porta, ma David è attento rifugiandosi in corner. Al 22° la gara si sblocca. Strepitosa azione di Giampaolo che si beve mezza difesa del Vasto Girardi lungo l'auto destro e serve un cioccolatino per Monachesi che insacca senza particolari problemi. Gli uomini di Mister Prosperi accusano il colpo e solo al 31° si riaffacciano dalle parti di David con una punizione di Coia che trova il portiere biancorosso reattivo a togliere la palla da sotto la traversa. Al 39° sono ancora i molisani a rendersi pericolosi con Guida che entra in area e dal cuore della stessa conclude. Bilotta però si frappone e sventa la minaccia. Al 42° ancora Davide protagonista deviando una punizione insidiosa dello specialista Ruggeri. Al tramonto del primo tempo il Castelfidardo raddoppia. Mataloni pennella uno splendido cross sul quale irrompe con tempismo perfetto per Pepai che brucia il suo diretto marcatore in sacca. L'inizio della ripresa è favorevole al Castello che dopo 2 minuti si porta sul 3-0. Monachesi ruba palla a Pralini e fredda Zafestas sul primo palo. La partita sembra in tasca per i fidardensi che però se la complicano da soli. Al 9° è Pesce con un tocco da sottomisura a timbrare il 3-1. Poi al 15° arriva anche il 3-2, punizione dal vertice sinistro di Ruggeri, David vola a deviare in corner. Dalla bandierina è Mercai con un tocco preciso a gonfiare la rete. Il Vasto Girardi ci crede e preme, il Castello però riesce a ribattere e al 29° si rivede in attacco con una conclusione imprecisa di Didio. Si arriva alle battute finali quando al 38° i padroni di casa sprecano un incredibile contropiede con Perpepai che si fa ribattere il tiro da Zafestas. All'ultimo dei 5 minuti di recupero ci prova Fioretti ad impattarla, ma il tiro è debole e centrale per David non ci sono problemi. Il Pineto sbanca Notaresco e il Campobasso festeggia a più 5 dalla seconda della classe. E allora vediamo l'impresa del Pineto sul campo del San Nicolò. Nel derby valido per il recupero della 18ª giornata, il Pineto vince per 0-1 sul campo del San Nicolò Notaresco in vantaggio i biancazzurri con una splendida punizione del solito Minnozzi. Nella ripresa non succede più nulla, dunque si allunga il gap in classifica dei rossoblù contro il Campobasso. Invece inizia a staccarsi dalla zona più calda della classifica il Pineto, sognando i playoff. Calcio d'inizio per gli ospiti, si sblocca subito il match, Minnozzi disegna una traiettoria perfetta che si insacca sotto il 7 a Shiba battuto, un gol da vedere e rivedere, i biancazzurri provano ad allungare, Minincleri pesca Mesisca in corna ma pallone fuori alla destra del portiere rossoblù, i padroni di casa si affacciano alla mezz'ora, Palumbo conclude dal limite, Mercorelli blocca senza problemi. Nel finale ancora Minnozzi, tiro cross su punizione che pesca Romano in spaccata volante che non riesce a scaraventare in porta la sfera. Nel secondo dei 3 minuti di recupero Marchionni, pescato nel cuore dell'area biancazzurra, conclude in modo sballato sprecando l'assist del compagno. Nella ripresa le due formazioni provano a cercare il varco giusto senza riuscirci. Il Pineto cinico va vicinissimo al raddoppio sul calcio d'angolo. La sfera viene salvata sulla linea e sulla carambola. Mesisca colpisce la parte inferiore della traversa. I rossoblù provano a rispondere con l'ex quadro su punizione. Palla sopra il montante alto. I ragazzi di Epifani, 7 minuti dal termine, a quadro serve Olcese che si allunga il pallone a tu per tu con l'ex Mercorelli. Nel finale Galeano, già ammonito, lascia i suoi in 10. Nei 5 minuti di recupero non succede più nulla, il Pineto conquista l'intera posta sul campo del Notaresco e continua la sua marcia trionfale verso le zone più nobili della classifica, occasione sfumata invece per l'11 di casa. Bene, è davvero tutto, grazie per averci scelto, arrivederci.